dall'università e dalle facoltà, andiamo in un'unica direzione. Questo DDL va ritirato, questa riforma va strappata, e invece saranno gli studenti. Giornale dei Giovani Democratici del Lazio, questa mattina in piazza insieme alla Rete Nazionale degli Studenti Universitari e insieme agli Studenti Democratici di Roma e Lazio per manifestare il nostro dissenso alla riforma Gelmini. Cioè, su alcune scuole di partito si vuole creare una scuola di elite, ovvero dove la cultura la possono avere solo coloro che hanno i soldi, e questo è, elimina il principio della democrazia. Chiaramente parole di apprezzamento questa mattina da questa piazza per gli emendamenti sottoposti dal Partito Democratico. L'università a Torino, bisogna fare ancora lavoro molto lungo per permettere agli studenti in questo paese di autodeterminare il proprio percorso e di avere strumenti, diciamo, uguali per tutti, per poter formarsi e poter anche fare in modo di costruire un percorso professionale. L'attacco nei confronti del futuro di una generazione che è tutta Europa. Elimina tutto ciò, il giudizio critico, quindi non c'è più un popolo che può giudicare le informazioni che riceve, ma c'è un popolo ignorante che segue la televisione e segue l'informazione, che è purtroppo una dittatura velata. La Gelmini torna semplicemente alla classica tripartizione dell'istruzione superiore nelle aree liceali, tecniche e professionali. Non si è inventata niente la Gelmini, raga. Mi raccomando, ragazzi, per un minuto dobbiamo stare tutti stretti, perché è così che ci vogliono, stretti, silenziosi. Siamo riusciti a rinviare il voto inizialmente previsto per il 14 ottobre grazie al saldarsi delle opposizioni, del lavoro svolto dal Partito Democratico in Commissione Cultura e alla Camera. E noi oggi, quando diciamo queste cose, non siamo dei comunisti, non siamo di sinistra, ma siamo solo dei studenti che pretendono e hanno l'obbligo morale di avere una scuola pubblica giusta, perché una scuola pubblica che fa schifo è inutile e dannosa. Quello che ci auguriamo è che grazie al Partito Democratico e a tutte le altre forze di centrosinistra e a Pierluigi Bersani in primavera si possa discutere una nuova riforma dell'università con un nuovo ministro dell'istruzione. Questa riforma è incostituzionale, io lo ribadisco, non può essere attuata. Hanno causato la crisi gli stessi privati che questa riforma la chiede a gran voce a un governo agonizzante che non è in grado di approvare niente. C'è un piano stabilità fatto su misura per i bisogni della marginalia di Confindustria, c'è una riforma contro i tagli, contro questa riforma. Io sono Elena Scolozzi, rappresentante dell'Istituto del Liceo Montale, che si trova nella zona periferica di Bravetta a Roma. Siamo qui oggi per manifestare, siamo in tanti, perché chiediamo al governo, chiediamo alle persone che amministrano questo paese di non affossare più la scuola pubblica. Noi abbiamo bisogno di fondi, sappiamo che la cultura è l'unico strumento di libertà che ci rimane. Sopra il tetto, una forma di protesta dura, ma è la durezza quello che ci vuole contro questo provvedimento che distrugge l'università pubblica. La protesta del blocco, come è successo a Torino, dei binari, quello che sta accadendo è la forma estrema di manifestare un estremo bisogno di fermare questa scellerata riforma. Per questo faccio un appello, per favore risollevate la nostra scuola pubblica, non lasciateci affondare come il resto delle fondamenta di questo Stato. Sappiamo, se noi ci mobilitiamo verrà approvato oggi e sarà la fine per l'università. Laura Migna è iscritta al PD di Marconi. Penso che sia una delle ennesime prove
che questo governo di destra stia rovinando l'Italia, penso che ci stanno rovinando l'università, penso che vogliono rovinarci tutto quello che di pubblico ci è rimasto, visto che vogliono privatizzare tutto, visto che stanno continuando a fare tagli continui sull'università, sulle mense, ci hanno dimezzato le borse di studio e penso che sia una vergogna, penso che siamo stati traditi anche da molti parlamentari. Penso che è ora che se ne vanno tutti a casa e che ci ridanno quello nostro, perché la cultura è nostra, l'università è nostra e la libertà di studiare è nostra. Oggi qui a Montecitorio non tutelano i nostri diritti e quindi non stanno esercitando il loro dovere. Grazie a tutti per essere qui oggi. Gli emendamenti sono tutti utili, nel senso che servono a fare opposizione, quindi il partito va bene, ci vuole opposizione dura nelle aule e poi bisogna continuare così, perché il governo è agli sgoccioli e quindi bisogna cercare di stroncare in tutti i luoghi possibili. È riuscita, in piazza sono scesi un sacco di ragazzi e pensiamo che sia importante manifestare contro questo disegno di legge. Perché si taglia la ricerca? Perché si taglia il fondo di finanziamento ordinario all'università? Perché non c'è nessun criterio meritocratico, né tantomeno criterio che sostiene il diritto allo studio? Diciamo perché prevede delle modalità, diciamo, come dire, che non rispettano il diritto allo studio, perché si prevedono degli accessi, diciamo, a questi fondi che vengono come anche il prestito d'onore, che sostanzialmente sono per test nazionali a pagamento e quindi non rispecchiano quella che è la reale meritocrazia all'interno, diciamo, del sistema universitario. Infatti si lancia all'interno del DDL molte volte al termine meritocrazia, ma è tutta sede perché non tiene conto anche di quelle che sono le difficoltà comunque che affrontiamo noi università del sud. Perché di fatto c'è un attacco all'università pubblica per finanziare e per agevolare le università e il sistema privato. Un'università che non funziona, il cui servizio è già scadente, un'università che non riesce ad essere competitiva e a formare un personale che può competere con gli altri paesi europei. Control, this poisonous pollution will destroy his word. Right? For the people